E soprattutto l'attacco, il reparto che ha maggior bisogno di interventi in entrata per il Pescara. Tenuto conto che in questi giorni di ritiro si stanno allenando Forte, che andrà via probabilmente al Fano, e i baby Mancini e Morselli, ecco che nel parco attaccanti ci sono Bunino, Cocco, Mancuso e Yamga. Anche su quest'ultimo restano dei dubbi, l'esterno francese è al secondo anno di prestito dal Chievo e non è detto che rientri nei programmi. E allora, in vista dell'utilizzo del 4-3-3 di Pillon, servono almeno due, se non tre innesti. Non a caso il Pescara ha diverse situazioni in ballo, Tutino, che però è molto più vicino al Carpi che al Delfino, Antonucci, che al momento è indeciso se accettare la proposta del club biancazzurro, e Capone, per il quale l'Atalanta sembra propensa a rinnovare il prestito. In ballo c'è anche Massimiliano Gatto, sul cui arrivo il presidente Sebastiani due giorni fa ha frenato. Il giocatore è della Provercelli e non c'è alcun accordo col calciatore. Serve poi un centravanti di riferimento. Dopo l'addio a Melchiorri, Monachello dell'Atalanta è il principale indiziato. Bunino e Cocco in questo momento sembrano più delle alternative ed anzi la partenza di uno dei due potrebbe essere accelerata da un eventuale approdo in riva all'Adriatico del gigante Scamacca in prestito dal Sassuolo. Anche se le gerarchie possono essere sempre cambiate e Bunino e Cocco tenteranno di ripetere l'exploit di Pettinari dello scorso anno, da probabile partente, a punto fermo dell'attacco grazie anche ad un ottimo precampionato. Situazione più chiara negli altri reparti. Ci sono tre centrocampisti centrali, Brugman, Canutè e Proietti. Quest'ultimo potrebbe partire con destinazione Vicenza. Il discorso potrebbe cambiare in caso di cessione di Brugman o Canutè, due potenziali uomini mercato in uscita del Pescara. Nello stesso ruolo i biancazzurri sono pronti ad accogliere il 99 atalantino Melegoni. Circa le mezze ali, Memusciai, Macin e Palazzi sono tra i migliori giocatori della cadetteria. Serve un ulteriore puntello anche come precauzione per le condizioni di Palazzi, reduce da uno stop molto lungo, mentre Selasi è destinato alla Serie C. C'è grande abbondanza invece in difesa, da verificare la fattibilità di una cessione per Zampano, probabile partente anche Fornasier, e la sua casella sarà riempita da Scognamiglio, il cui arrivo dal Cesena dovrebbe essere questione di tempo. Il baby Celli è destinato ad un prestito in C. Della batteria di centrali faranno parte Campagnaro, Perrotta, Gravion ed Elisalde. Nel settore terzini, al netto di Zampano, ci sono Celiento, Crescenzi e Balzano. Manca un mancino naturale, una lacuna che il mercato potrebbe sanare con la arrivo di uno tra il più esperto Crivello del Frosinone o il più giovane Eguelfi dell'Atalanta, destinati ad un nuovo prestito in Serie C, Ventola e Vitturini.